Ciao a tutti amici e amiche di The Sims, oggi siamo qui con Fabio e Serena, da dove siamo rimasti l'ultima volta. Serena qua ha un pancione enorme e sembra che sta per scoppiare. Oh mio Dio, sembra che lei si siano rotte le acque. Calmati Serena, è tutto sotto controllo. Che ci fai ancora qui? Devi scendere, devi andare in ospedale, dov'è tuo marito? Ho deciso di chiamarli Francesco e Francesca. Ho deciso di dargli dei nomi simili perché sembra una cosa carina per due gemelli. Che a me ne pare? Mi piace il nome Francesco e Francesca. Sapete che vi dico? Alla fine sono felice di avere due gemelli. Mi piace come cosa, soprattutto un maschio e una femmina. Sono soddisfatta. Niente ragazzi, è arrivato il momento di far crescere il bebè. Quindi oggi sarà il loro compleanno, lo festeggeranno insieme. Tanti auguri Francesco e Francesca. Ed ecco a voi il piccolo Francesco. Come potete vedere è molto somigliante al suo papà Fabio. In tutto e per tutto, anche nelle ragazze. Guardate come sono carini insieme. Francesco gli piace giocare con la schiuma, però ma la mamma non mi sembra tanto contenta. Stai fermo, fai il bravo, se no niente succo di mele. No, ma guardateli come sono teneri. Sono due gemellini adorabili, che ve ne pare? Ma di che parlano? Ti va se andiamo a giocare insieme? Sì, evviva! Ora ti faccio vedere la casa delle bambole che mamma mi ha regalato, guarda! Forse non sarà un giocattolo adeguato per un bambino, però ha solo lui con cui giocare, quindi dai, vabbè, non stiamo a guardare il pelo dell'uovo. Poi anche lei giocherà con qualche giocattolo di Francesco. Alla fine sono bambini, l'importante è che li facciamo divertire un po'. Oggi impariamo le forme con mamma. Allora, Francesca, sei felice di imparare qualcosa di nuovo? Sì, tanto! Oh, meglio così allora. E prova la mia bambina. Allora, sai dirmi cos'è questa? Questa è una macchina. Mi sa che è ora di merenda. Basta con gli studi. Ecco a te il latte, piccolino. Te lo sei meritato. Guardate com'è felice. Ma hai preso il piatto dal tavolo! Ah, piccolo mangiucchione, mentre tua mamma dà da mangiare alla tua sorellina tu rubi la pasta, eh? Molto sveglio il piccolo.
gli insegneremo ad usare il vasino. Fai con calma, eh? Ciao Francesco, che ci fai qui? Si è fatto l'orario di aprire il ristorante, quindi Fabio deve scendere e andare al lavoro e avvisa la moglie. Cara, io vado a lavorare, tu vada ai pargoli. Ciao, ci vediamo stasera. E tutta la fatica tocca a lei. Eccoci qui al lavoro, meno male che il ristorante è proprio sotto casa. Su ragazzi, mettetevi in divisa, chef in cucina, camerieri, pronto a ordinare i tavoli. Si apre! Vediamo com'è la situazione qua in cucina. Continua così e avrai una promozione. Oh, ma è meraviglioso! Vediamo come va la reception. Benvenuto al ristorante, buon appetito! La caposala vi accompagnerà felicemente ai vostri tavoli. La gentile clientela vuole ascoltare della musica? Cameriere, sì, prego, desidera. Vorrei ordinare. Certo. Allora, ai signori consiglio il piatto dello chef. Vi va? Bene. E sia così. Mamma mia, questo mi sa che è proprio stanco. Cerca di fare bene il tuo lavoro o ti dovrò licenziare. Ecco Fabio che qui sta prendendo gli ordini anche di questo cliente. Controlla il nuovo cuoco, non mi sembra molto sveglio. Allora, tu devi fare il lavoro come è giusto che sia, altrimenti ti licenzio, ok? Vediamo lei come se la cava a cucinare. Sembra che se la cavi bene col sugo. Continua così e otterrai una promozione. Lo sai che è bravo? Ho parlato troppo presto, stai attenta! Sì, corregge col sale. Qua sembra andare tutto sotto controllo invece. Il cameriere prende le ordinazioni, sembra anche abbastanza svelto. Qui Fabio ora sta un po' alla reception. Ragazzi, guardate chi c'è! La signora qua a destra somiglia proprio a Mara Maionchi. Abbiamo i VIP qui, eh? Fabio se n'è accorto. E dopo una giornata faticosa a lavorare, ora si chiude. Ragazzi, potete andare tutti a casa. Avete svolto, diciamo, un discreto lavoro. Alcuni meglio degli altri. Tutti a casa, su. Si torna a casa finalmente. Potrai riabbracciare tua moglie e i tuoi figli. Ah, casa, dolce casa, finalmente. Che succede qui? Ah, il piccolo Ometto, eccolo qui. Ritorna da papà. Bravo, dagli da mangiare e mettilo a tavola. Allora, le sedie non direi che sono un optional. Potete sedervi se vi va. Ok, mangiate in piedi se lo preferite. Si è fatto un orario. Mettiamo i figli a letto. Ed ecco qua che finalmente i bambini vanno a letto. Serena, però dovresti posare il piatto quando prendi i bambini. Ma come ci riesci a prendere il bambino con la bambina con il piatto in mano? Cioè, guarda Fabio come ci riesce.
Posalo questo piatto. Oh, bravo. Gli ha dato pure il bacio della buonanotte. Guardate come dorme sereno. Cara, abbiamo proprio dei bellissimi figli. Ah, sì, sono d'accordo. Allora, voi credete che in realtà si stiano abbracciando mentre parlano, ma in realtà penso che siano poco buggati. Guardate come sono incastrati. Questo piatto non se lo riesce proprio a scollare dalle mani. Ma che cavolo è? Hai fatto la salsa con la colla, Serena? Dai, andate a riposare un po'. Ma che? Serena, vai a letto, sei stanca. Ah, brava, però dovresti posarlo il piatto, non te lo vorrei dire. Macchi tutte le lenzuola così. E dai, di nuovo a letto. E su. Insomma, dai, lo devi togliere questo piatto, ripulisci. No, non devi dormire, devi andare a pulire il piatto. Non è che magari stai facendo ginnastica e non me lo dici, vero Serena? Stanca morta, col piatto in mano. Opla, non era tanto difficile, no? Puoi andare a letto ora. E per come si conclude la giornata, finisce qui anche la puntata. Ragazzi, non perdetevi i prossimi episodi e iscrivetevi al canale e lasciate like. Ciao! Motherfucker, yeah.